La banana Laionia è in giro per il mondo. Ma no, ma perché sempre te, banano? Zitta, perché ella, la banana, è pronta. Io ti ho mai giocato, cosa devo fare? Non ti preoccupare, verrai mangiato dalla banana Laionia quando sarà il tuo momento. Fa un po' ridere. Vedrai come ti fa ridere quando mi vedi. Vedrai. Tu riderai, ma riderai proprio per poco tempo, Alex Nauts. Perché il tuo pannolino ben presto diverrà cagato. Perché sei un fifone, Alex Nauts. Non è vero. Sì, non che stai lo mentendo. Sei. No, non sto. Comunque, questa mappa è molto bella. Oh, non dovete toccare Giorgioschio, un pizzichino. Un morsichino. Un morsichino. Mamma mia, vieni. Ah, ti ho dato un morsichino. Allora, ognuno di voi, ho dato anche una cappellata al microfono. Con il cappellino. Con il cappellino. Io, con il cappellino. Ok, ma Anna non c'è più? Anna non c'è? Scusa, no, è che prima mi ha spaventato. Mi è iniziato a venire il singhiozzo. Quindi non potevo parlare. Dai, ma che squadra fatto? Che squadra schifosa che siete, però. Non è possibile. Però mi è passato adesso. Mi è passato. Quindi ora ci sono. Che bello. Oh, c'è l'imbecille. Ah, te l'ho detto che non avresti riso per perché molto. Perché così? Perché le banane fanno paura. Le banane sono terrificanti. Potrei nascondermi dentro un armadietto. Ho trovato una torta innocente. Perché mi vuoi uccidere? Perché non mi piaci. Mi stai sulle palle. Ti odio. E quindi okay, devi morire. Possiamo toccare i puzzle o no? Potevi farne uno, solo uno però. Sì, un puzzle, Anna. Però devi parlare, non fare versi. Sai, nella lingua italiana si parla e si dicono parole, non fare versi. Ma nella lingua delle banane è tutto diverso in realtà. Nella lingua delle banane sono io a dire che banana! Cosa si fa. Ma non ti ho visto. Ah, forse ti ho visto. Ho visto uno zainetto luminoso nel buio. No. Che si spostava e che correva. E che corre ancora questo zainetto luminoso. Eccolo lo zainetto luminoso. Gnam. Un bel morsichello ad Anna. Adesso faccio un rating dei vostri sapori. Allora vediamo un po'. Il sapore di Anna che ho appena assaggiato è rantegoso, ma non troppo. Quasi dolce, ti dirò. Rantegoso, che bello, ma dolce, che bello. Sì. Invece, vediamo di che sa quest'altro sapore. Allora, sentiamo. Possibile. Questo sapore sa di vergogna, di tristezza e di umiliazione. Formaggio. E di formaggio, no, sì, no, no, molto scusami, formaggio. Con i vermi. Ma schifo il mio sapore? Non è colpa mia, vuol dire che è quello che sai. Pensavo sapesse di topo, ma vabbè. Anche quello c'è un retrogusto di topo non indifferente, proprio quel toposo. Perché hai mangiato il topo, tu? Allora, tua sorella è un topo, quindi se ti avvicini ti entra proprio l'odore nel naso, quindi lascia proprio stare. Adesso ci avviciniamo subitissimo ad Alex che sentiamo il suo sapore, sono sicuro che farà schifo. Alex, non sei dentro... Non sei in un armadietto, allora, vero? Allora io gli tirerei due mozziche invece che uno. Ma penso che potrei fare questa cosa che tu mi dici. In un armadietto. Avete capito cosa stava facendo? Che avete schifo. Capito? Ti era l'imbecille? Intortato in un armadietto. Chi ha fatto un puzzle prima di tutto? Non io? Anna? Oh, hai detto che se ne poteva fare uno. Adesso sei morta perché hai fatto il puzzle. E non me ne frega nulla. Vieni. Anna, non ci provare. Anna, no! Anna, devi Anna, ti devo mangiare. Anna, ma... Gnam, Anna. Guarda che c'è qua dietro di nuovo il sapore di topo. Per favore, allora, e forse aspetta, lui. Se mi dai un morso mi mangi. Se mi dai un altro morso mi mangi. Oh, allora fammelo dare questo morsone. Gnam, gnam, gnam. Un ratto schifoso. È buono però, Alex. Io so che tu fai schifo, tu sai che tu fai schifo, ma se tu occupi di nuovo per un secondo soltanto dentro un armadietto, io ti giuro no. Davanti. Alex è invisibile, raga, sta barando. No, Alex non sta è barando. Possibile che è invisibile. È da un po' che non lo vedo, ma è impossibile che è invisibile. Da qui. Ma mi sta prendendo in giro. Sta prendendo in giro. Ah, l'ho visto. Non mi mangi. Dimmi di più. Dimmi di più sul fatto che non ti mangio. Dimmi di più sul fatto che non ti mangio. Dimmi no, perché tu no. Mi fai cerchi di giocarmi. Forse Piccolo cerchi cieco. Di giocare. Dove è andato Giorgio? Dimmi dov'è Giorgio, devi qua, guidarmi. Qua, a destra e a okay. Destra. Lo hai visto tu? È entrato qua, vero, nel buco, secondo me. Sì, è lì, sta scappando la buco adesso. Non lo vedo più, l'ho perso, non è esiste. È lì, davanti. No, stai zitto. Non vale. A sinistra, a sinistra, no, al contrario. Mannaggia te, mi sto prendendo. Sinistra. Ok. Sì, l'ho visto. Ci sono. Ma è scappato. Wow. Forse ho capito dove no. Sei, piccolino. Armadietto. Lo vedo, si va in un armadietto. Ehi! Ti ho detto no, lì no, Alex. Porca, non è possibile, raga. Mamma mi sta prendendo in giro. No. Alex, no. Alex. No.
Banana extra, hungry. Oh! Sì, un bel morsicone. Ma quando banana extra, hungry, yum yum. Adesso ti dico di che sai. Allora, sai letteralmente di guano, escrementi di pipistrello. Ma che schifo! Esattamente. Cioè, e anche... ti è piaciuto mangiarmi? Scusate, ma... No! Ma Anna era ancora viva? Sì! Ma... Compia un sacco! Senza dire nulla! Ma Super Gnam! Ma io ero convintissimo che Anna fosse moruta già da tempo, invece era lì come che girava! Come hai fatto a darmi un mozzico da dietro la parete? Perché sono una banana extra hungry, super famosa! No, perché sei una banana extra cittona! Allora, voi due avete comprato le skins nuove? Quale avete scelto, Alex e Giorgio? Nell'ordine? Allora, io ho preso Sludge! Invece Giorgio quale ha comprato? Io ho preso quello, il diavoletto, che non mi ricordo come si chiama! Devilhead, come si deve chiamare? Sei un deficiente. Ti suona una cosa con il kazoo per confortarti nella tua stupidità, ok? Intanto votiamo la mappa. Dovrebbe essercene anche una nuova chiamata arcade. Quindi se spunta, mi raccomando, votiamo subito quella. Dov'è? Non c'è niente. Ma non c'è Bash Fan, no? Ma non è quella, ha detto che arcade. Dovrebbe essere arcade. Però votiamo comunque Bash Fan, perché ci gamari è quello. E allora ecco voi la canzone. Canto io. Qual è il tema della canzone? Le banane. Banane per tutti, a tutti i gusti. Banana. Oh, come si chiama quella banana? È il ratto, tanto non è capace, raga. Va bene, ma allora, siccome è lui, possiamo tranquillamente completare tutti i puzzles. Sì, sottovalutami tu, va bene, vai. Lo sto facendo, cioè esattamente quello che sto facendo, cioè ci faccio notare. Ho scoperto una cosa. Bravi, parlate insieme, brava Anna. Questa volta sei stata veramente una campionessa. Sì, ottimo, brava, perfetta, vai. Cosa hai scoperto? Dimmelo adesso, vai. Perché sei una deficiente, Giorgio. Te devi fermare. Se perché? Io sto sgridando qualcuno, te fermi. Va bene, sto fermo nell'angolo. Perché se no ti sbuccio. Oh. Prego, Anna, puoi dire la tua stupidaggine. Guarda, vedi cosa ho in mano, vieni qui. Dimmi. Vedi cosa ho in mano, questa è un pezzo di torta, vedi? Okay. Tu la porti qui e componi tutta la torta. Ah, va finita la torta. È molto bello. Sì. Ok, adesso abbiamo questa sapienza. Giorgio, prego, puoi continuare a giocare la tua partita. Grazie, va bene? Mille. Prego, è molto benvenuto. Io sto facendo un piccolo dimmi. So come fare un puzzle, vuoi venire con me, aiutarmi? Cosa sta... No, aspetta, Alex ha detto una cosa stupida, mi ha fermato. Allora, sì, comunque, voglio venire con te, ma non so dove sei, come faccio a saperlo? Cioè, mi sono perso. Torta. Anche io. Io sto facendo un altro puzzle. Alex, fai il tuo puzzle, non mi aspettare. Ok, va bene. Ok, ognuno fa il suo. Banana! Ok, Anna, distrai Giorgio. Brava, fatto. Così. Ok, molto brava. Perfetto. Tanto è un topo. Ti ha mozzicato, Ananas? No, non mi ha mozzicato. Sono sgusciata di aprire. È impossibile. Sta iniziando a lamentarsi. Un è un buon segno. Quando inizia a lamentarsi, vuol dire che fa schifo. Ok, anche io ho fatto un puzzle, raga. Altri 30 secondi in meno. Siamo fortissimi, Giorgio. Stai prendendo la banana. No, stai proprio. Stai facendo schifo. Wow, ho preso un'altra fettina di torta. Allora lascio stare Anna e vengo da voi. Bravo, ottima idea. Lionoschio. Ah, è proprio Lionoschio. Dove sei? Ah, sei lì dietro. Sono qui, come stai? Interessante. Ma abbastanza. Ciao. Stiamo facendo altre cose. No, Giorgio, ovviamente non puoi dare nessun morsetto. Ha fatto un altro puzzle. Neanche uno. Succa. Oppala. Dai. L'altro fatto. Andiamo. Stiamo vincendo. Vieni con me, perché so dov'è il rattegoso. No. Che cosa vuol dire sta cosa? Wow, non ci prenderai mai. Mamma mia, siamo bravissimi. Wow. Tua sorella è in carriola, quella degenerata maledetta. Ma ti ha dato un morsetto? Mi ha dato un morsetto quell'imbecille. Mi ha dato un morsetto, ma si è permesso. Si è permesso di dare un morsetto. Raga, ma noi abbiamo già risolto buona parte. Quante fette di torta mancheranno, scusate, a questo punto? Perché io non ne ho trovate più di torte. Se mi tocchi di nuovo, brutto topo maledetto, non giochi più a ma niente. Che è successo? Mi stavi passando vicino. Non te ne sei neanche accorto, scusa, ma sei scemo, non ti ho Giorgio. Visto completamente. Ma è possibile, ma sei rantegoso sul serio. Raga, manca solo una sola fetta di torta. Se e la troviamo. Io non so dove cercare. Sto girando intorno, ma non la vedo. Comunque, mi sa che la mappa nuova era proprio questa. Arcade. C'è scritto arcade, hai detto? Sì, mi sa che era proprio questa. Allora l'abbiamo già. Ciao, amici! Oh, imbecille! Ragazzi, è finito il tempo! Se scappi qua, vinci! Alex. Beh, Alex è andato no, a morire. Sono morto! Anna, tu hai vinto? Anna! No, non ancora! Ehi, Giorgio, sono qua, Succa? Oh, eppala! Succonio! Dimmi. I survived, I am very powerful. Canterò una canzone per Anna in modo che possa vincere. Anna, vinci o perdi però? Sì, sta vincendo, okay. Sta scappando. No, non è. Sono fuori.
Anna. Allora, allora, Giorgioschio ha catturato soltanto quello stupido di Alex Nuggets. Perché Alex Nuggets suca, ma questo ormai lo sappiamo tutti, è molto scarso nelle, in qualsiasi gioco. Una volta da piccolo è salito sull'altalena e ha rotto l'altalena. E ma quindi nessuno. Certo, che c'entra? È proprio vero. E quindi tutti gli altri bambini poi ce l'avano con lui. Hanno detto: ah, Alex, è arrivato quello che rompe le altalene. Come adesso, come è da rovin- grande, uguale. È rompe sempre i giochi da grande, infatti, è proprio una vergogna. È no, è vero. Continuamente, in ogni gioco, in ogni cosa che facciamo, tu sei. Con anche me, adesso, sono infatti, sai, hai rovinato tutto. Vabbè, quale mettiamo? Una che non abbiamo fatto? Supermarket. No, mi piace di più High School, anche se bella. L'abbiamo. È più bella, però, perché quella supermarket è tutta rossa e non si vede niente. Ci sono è le vero, banane. Hai ragione, è meglio quella. Però mi sa che veramente l'arcade era quella. Dimmi di più, prima, dico, sta raccontando la storia della sua vita, mi sa, eh. Oh, ma c'è una banana che si chiama Bunana. È tipo Anna. Bunana. Bunana, mi che piace. Che significa Bunana? Oh, sono la banana comunque. Ma no, no, no. Oh, se avete delle lamentele da esporre, vi metto in contatto immediatamente con Priscilla. Dimmi, per favore, ho bisogno. Allora, prego, signora. Allora, signore Alex Naus, esponga la sua lamentela, grazie, su Priscilla. Perché la banana è sempre Lion? Allora, vado a quel paese, signor Alex Naus, ci riesci? No. Grazie, arrivederci. Ok, lascerà una brutta recensione. Se la metta nel sedere, ok? Ci sono altre lamentele, dai, signor Giorgio. Ok, signor Giorgio Catorgio, prima, prego, la lamentela. Dalle. Sì. Allora, Lion è molto cattivo, ci prende tutti e ci va a fare i puzzle. Ok, fa molto bene, grazie signor Giorgio Catorgio, arrivederci anche lei, vada dietro al signor Alex, magari vi baciate anche durante il viaggio. No. Ultima, no. Signora Nananas, prego, prego. Volevo informare il signor Lion. Ok, le lamentele sono finite, sono finite le lamentele, vado a fanquiro e non fate i puzzle. E lei sta facendo i puzzle. Non vale, Anna. Perché Lion? Non vale? Non riesco a cagare le banane, cos'è successo? Lion, se non mi tocchi, che ti porto dire? Da Anna. Aspetta, 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 momento. Io. Che succede? Non mi fa, non mi mette le bucce. Forse hai messo un altro potere. No, c'ho le bucce qui e non me le mette, sto premendo il tasto molte volte. Ah, perché forse ne è mollata già una, devi aspettare. Non mi toccare. Ah, stupido sciocco. Miam. Un morsettino. Diamo un morsettino al piccolo Alex Nauz. Un piccolo morsino anche a Giorgio Catorcio, perché è buono. Giorgio Catorcio. Un morsettino buonino a Giorgio, anche uno ad Alexino. Un secondo morsettino. Un morsino e Giorgettino, perché è stupido, poverino. È un tontolino. Un bimbo scemo, poverino. Yo yo yo. E c'è di nuovo Alex Nauz. E c'è di nuovo. Gnome, gnome, gnome. Mamma mia, che brutto. Sono molto crudele oggi. Ma già l'hai mangiato. E fa schifo. Anche Giorgio si sono fatti mozzicare due volte per uno. Ma che dimentico, sì, scusami. Ma abbastanza, devo dire. Sì, è stato molto divertente. Se vuoi lo rifacciamo, così mi ti so dire meglio se effettivamente mi diverto oppure no. Vediamo dove puoi essere. Perché ma Giorgio c'è scappare. Ancora, sì. Sì, sì, Giorgio c'è, sì, sì. Ti è rimasto un solo cuorino, giusto Giorgino? Un piccolo cuorino. Esattamente, signor Lion. Questo è poco, un cuoricino, eh. Potrebbe finire ben presto questo cuoricino. Potrebbe esaurirsi. È rischioso, sì. Molto rischioso. Invece Anna non si è vista mai. No, io invece. No, mi hai visto più di una volta, porca miseria. Però eri troppo distratto dal topo e dal gatto. E quella sbanonazza. Grazie, Giorgioschio. Fai un po' schifo, fai un po' schifo. Però è vero. Come ti si può biasimare? Me ne ricorderò, sappilo, me ne ricorderò. Non ci si può mica prendere con te, stupido Giorgio. Non c'è più comunque, mi sa che è scappata l'infame. Ma da un bel pezzo non ci so più. Anna, allora, sì? Non si fa così, sei fuori dall'avventura. Ma io già non c'ero più. Quindi ti rimuovo dagli amici, lui sai. Lui ti ha semplicemente distratto per scappare. Non è vero. Che io sono onesto. Alex, stai zitto, i morti non parlano. Sei nella sedia dei bambini esclusi, dove devi rimanere per il resto perché della tua vita. Perché ci sta sempre io? Esatto, perché sei scarso, ecco perché. Oh, io non sto trovando né Anna né Giorgio, ma dove siete? Non è possibile. Allora, Giorgio era nella libreria, aspettato che io me ne andavo per occupare lui quel posto. Ah. No, non è vero. Però poi se n'è andato. Ah. Non è vero neanche questo. Allora sei nella libreria. Se non te ne sei andato. No, non sono lì, giuro, non sono lì. Quindi se vuoi perdi tempo, perché non c'è nessuno per ora. Non è vero. Oh, no, oh, mi state confondendo con tutti questi indizi finti. Non ti lo so. Ti dico dove sono, ti dico un indizio, va bene? Sì, ti prego. Sono prima. In un posto dove ci sono tantissimi palloni. È in palestra, corri! A me è venuto in mente dell'altro, però va bene. Cosa pensavi, scusa? Dove possono essere altri palloni? No, vabbè, ci sono, insomma, tante palle anche in altri luoghi, comunque. Dove, non t'ho visto neanche qua, dai, state anche facendo. Banana è extra angry. Banana si è rotta le palle. No! Banana ti mozzica! Brutto stupido, se sono extra angry ti vedo, lo sai dove sei. Stupido scartaccio. Ma come, vero? Sì, adesso c'è Anna.
Lars lì però e sta cercando di scappare per la fuga. Allora no, spunta la fuga, ma non riuscirà. No che non riuscirà, perché viene subito Dai, presa. E manata, perché la banana è extra angry. Facciamo un po' schifo a questo gioco comunque. Devo un pochetto, un pochetto, ma un pochetto. Lui diventa bananoso. Io molto forte, però. Io molto bravo in questo videogioco. Infatti penso di meritarmi un'altra skin della banana, sì, perché io te ne suggerisco una bellissima. Cursed Nightmare è terrificante, però costa tanto. Posso spendere così tanti Robux? Sì, sì, sì. Ma anche secondo me comunque non li sto spendendo la più. Corn dog. Raga, non ho più Robux, sta facendo l'acquisto. No, votate la mappa Pickle. Voi, votate. Votate Pickle. No, Pickle è un cetriolo, tua sorella è un cetriolo. Sto shoppando, sto shoppando, sto facendo veloce. Votate la mappa un anno. Ok, abbiamo Sinister Supermarket, Bananas Backrooms e Banana Bash Fun. Bash Fun, Bash Fun, Bash Fun. Bash Fun. L'abbiamo già fatta. Va bene, non vota quello che ti ho detto su cavallo. L'ha fatto. Luridone. Ok, no, io ti prego. Ho comprato i Robux, ma non credo di fare in tempo però, perché sta partendo. Dai! È partita. Stavo comprando i Robux. E adesso non uscirai te, quindi. Uscirò. No, sono non sono uscito. Io. No, oh, no. Senti, ma sono te Giorgio oggi. Allora, assolutamente no, infatti dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire. Che non vuol dire? No, assolutamente. Cioè, non, no, assolutamente no. Ma quindi no, mi dispiace, però prendiamo subito. Ho comprato il diavoletto. Ma l'abbiamo già visto, quindi no. No, non è vero. Sì, è vero. No? Certo che è vero. Quindi sì, immediatamente adesso appena banana, noi sono qui, vi aspetto all'inizio. Ma ci dobbiamo fare morsicare pure un sacco di volte. Dai, ma è noiosissimo così. Dobbiamo fare facciamo un reset character. E non puoi. Non c'è, è rotto, perché quelli di questa modalità ti impediscono di non far giocare Giorgio. Sono probabilmente suoi amici o qualcosa del genere, non lo so. Io la faccio. Ma tu hai fatto quella. Ti piacerebbe. A parte tu non sai neanche allacciarti le scarpe. Ma poi comunque quella tua era quella che si chiamava George. Era George. Ed era la cosa schifo. Era la modalità più brutta che abbiamo mai giocato in tutta la storia di Roblox. Era proprio raccapricciante, ma e Alex ha detto la frase più lunga della sua vita. Pazzesco, hai raga visto? E non si è neanche impicciato. Però è riuscito. Ok Giorgio. Ciao. Dai, forza, facciamola finita. Dai, camminare. Ah veramente? Sì sì, mettiamoci tutti qua, ci facciamo mozzicare. Tutti Calve. Fermi. Guarda, pure bruttino comunque da vedere Giorgio, ma anche è vero, sono sì carinissimo. No, è proprio bruttazzo, perché vedi come come esprime la sua quanto è brutta, che brutta la scena. Mamma mia, cioè vedi che gli sbucavi da dentro, tipo cucù. Raccapricciato. Oh! Ho vinto! Allora, ma quanto sono forte! Sì, stai zitto. Ma così gli gonfiamo l'ego, non è giusto. No, perché lui sa benissimo che non ha vinto, non è così stupido. Allora io invece devo comprarmi questi altri Robux. Perfetto, per con 7200 coins permettermi di comprare la banana più brutta e raccapricciante del mondo. E cioè la banana Cursed Nightmare. E questa è brutta, raga, è veramente. Ma fa impressionissima quella cosa. Lo so, è proprio la più brutta. Ma io ho il cetriolo. Beh, ognuno. Essendo un gatto in teoria dovresti averne paura. No, no, però a lui il cetriolo, Alex. Questa è buono, sminuzzato. C'è la skin cetriolo, è bellissima. Sì, dimmi di più di questa skin cetriolo e del motivo per cui ti affascina così tanto. È molto bella. Bella turgida, sì. Ok. Basta! Oh, ancora c'è una parola. Non si può dire. Turgida. Tanto la maggior parte. Mi dà fastidio quella parola. Però vuol dire significa. E vedi Alex non sa cosa significa. E anche sono molti da casa banana, senza offesa. Vuol sono dire una banana. Anna, devo spiegare cosa. Io non so, io ho pagato. È vero. Io ho pagato. Cioè, possiamo tenercela per la prossima volta, la banana cursa di Nightmare. Vabbè, facciamo una banana. Dai, facciamo essere Anna, che Anna è banana, quindi dai, deve permettersi questo round. Comunque dicevo, turgido non vuol dire altro che duro, però duro nel senso anche, cioè, tipo, non so, un cetriolo è turgido perché non è morbido. Cioè, per esempio, un muffin è morbido, non è turgido, certo, capito? Invece un cetriolo lo è. Giorgio, non è devi di natura, prendere. No? Sì, però tu, siccome non è che riesci a fare due cose insieme tanto facilmente. Giorgio! Dai, ma ha mozzicato anche a me, Giorgio, siamo due seghe sui deveri. C'è Alex qui. Anna è andata dall'altra parte, guarda che sbanunata anche lei comunque. Anna, sì, sei proprio sbanunata. Sbananata, cosa sei. Devo fare comunque, mi stavi dicendo? Prendere i pezzi di torta e portarli alla torta principale, ok? Va bene, seguo gli ordini. Ok, non seguire me però, altrimenti. E poi guarda, c'era una fetta di torta davanti a te e tu non l'hai vista. Io non mi spiego, com'è possibile tu sia così scemo? Cioè ci deve essere qualche motivo. Esatto.
Guarda, io e Alex siamo bravi e tu non servi a nulla. Come è possibile? È schifo. Cioè, io sono nuovo qui, va bene, mi serve pratica. Anche Alex non l'ha mai giocata. Ma Alex ci ha giocato da solo, lo sa. Non tutti. È vero, cosa pensi? Allora ma qualcuno di voi sa come si risolve l'enigma, quello con i tre pulsanti con i numeri, per caso? Sì, perché c'è una pulsantiera piccolina nascosta, devi ricordarti i tre numeri e inserirli. Ma io non ti dirò dov'è. Ok, Alex, tu occupati della torta. Giorgio, tu occupati di mozzico. No, dai, Anna mi ha mozzicato. Alex, finisci sta torta. No. È il mio sapore preferito. Grazie, questo è molto romantico da parte tua da dire. Tuttavia sei una rantegosa, perché mi hai preso quasi. Se mi uccidi, guarda che mi arrabbio e ti tolgo dall'avventura. Ma ti pare, io ti lascio lì con la paura di essere preso. Sarà ma meglio, perché c'è un divanetto pronto per te nella sedia dei bambini esclusi, ok? A fianco a te ci sarà Alex, sicuro. Quella Winx brutta. Qualcuno è scivolato. E Michelangelo, oh no. Guarda chi vuoi che sia. Guarda, il deficiente. Finisce la torta, bravo! Bravo, bravo. Sì. Ok, sei utile, ok. No, avrei mai tutto! Mamma mia. Anna si è imbananita, attenzione, mamma Giorgio, io. Mia, io e te facciamo proprio schifo comunque, ma fichiamoci in un armadietto e aspettiamo, no? Ma facciamo prima. Qui. Vieni, vieni, insieme. Io faccio schifo. Vai, vieni, però bene, così non ci vede. Così è perfetto. Ok? Quasi, aspetta. Ah, no. Okay. Avete trovato dell'intimità? Sì, va bene così. Va bene. Molta intimità, Anna, sei gelosa? Io e Giorgio siamo tutto. Giorgio non vede niente. Porca di quella cutretola, Giorgio è stato mandigato. E vabbè, a sto punto mangi anche me. Perché no, Alex, non l'ho ancora preso. Non mi interessa. Per questa volta è tutto, ci fermiamo qui. E da Lion, Alex e Giorgio e Anna, out. Ciao.